Il disagio sociale è forte, le famiglie agrigentine in difficoltà sono molte, si discute anche di questo nell'attivo dirigenziale della CISL. Si discute soprattutto di questo. Noi abbiamo pensato di fare subito prima delle ferie estive, di fare un attivo dove programmeremo l'azione politica che avvieremo sin dai primi giorni di settembre, perché la situazione economica non ci permette più di stare al palo, di stare fermi. Noi organizzeremo sin da subito il gruppo dirigente di tutte le categorie insieme alla Confederazione, perché attiveremo una serie di richieste a tutti gli enti locali che dovrebbero essere sostegno e welfare in questo momento, dovrebbero fare azioni politiche a sostegno dei più poveri, della povertà, dei meno ambienti, e quindi chiederemo a tutti gli enti locali di spostare delle risorse in favore di queste situazioni economiche veramente critiche, perché il lavoro, l'occupazione è in recesso. La produttività, lo diceva stamattina anche l'assessore regionale Bianchi, ha avuto il PIL, un crollo è veramente assurdo, la produzione del proprio prodotto interno lordo della regione siciliana. Quindi noi chiederemo, saremo una spina nel fianco alle amministrazioni locali, chiederemo di spostare queste risorse e chiederemo di dare un sostegno forte all'economia di questo territorio che è veramente in crisi. Chiederemo anche, laddove è possibile, ci abbiamo provato anche con le altre due organizzazioni CGL e UIL, chiederemo di individuare i pochi progetti che ci sono magari bloccati per burocrazia o per qualche altro motivo, e insieme creare un gruppo forte anche con le associazioni datoriali per chiedere ai governi regionali e nazionali di sbloccare queste risorse, perché diventano importantissime per rilanciare l'economia del territorio. Quali sono le politiche che serve a questo territorio per riuscire a fronteggiare il disagio sociale attuale? Questo territorio ha problemi molto simili alle altre province siciliane. Il primo grande problema dell'isola è una capacità del governo regionale di costruire insieme alle forze sociali rappresentative, intendo le associazioni degli imprenditori e CGL e CISL UIL, un progetto di sviluppo capace di affrontare le vere questioni strategiche per riportare l'economia nell'isola a una condizione di sostenibilità del lavoro delle persone e del reddito dei cittadini. Il prodotto interno lordo della regione, per come ci ha comunicato ieri l'assessore all'economia, il dottor Bianchi, è diminuito in Sicilia del 15%, dico il 15% negli ultimi 4 anni, e le previsioni per i prossimi anni sono di ulteriore riduzione, il che significa che siamo in una condizione di disastro economico e quindi di disastro sociale. Solo i fondi comunitari sono l'unica vera speranza di investimento nell'isola, ma occorre, per sbloccare la spesa e far sì che questa spesa sia davvero utile ad attrarre investimenti di imprenditori privati, che ci sia una coesione fra il governo regionale e le principali forze sociali nella scelta dei settori strategici su cui investire e sulle scelte di investimento più utili per convincere gli imprenditori che venire qui è conveniente, perché c'è possibilità di creare ricchezza, perché per questa via c'è possibilità di creare lavoro. Un vero piano per il lavoro non si fa facendo 4 cantieri scuola all'antica. Un vero piano per il lavoro si fa convincendo gli imprenditori privati a venire a investire qui, perché c'è il vero sostegno, ma bisogna scegliere quali sono i settori che davvero possono servire da volano per l'economia.